È scoppiato il caos nello studio del Grande Fratello VIP. Con nomination palese, Giulia De Lellis ha fatto il nome di Raffaello Tonon. Di fronte alla scelta della ragazza, Alfonso Signorini è intervenuto con una tagliente battuta. Secondo il direttore di Chi, la giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe aver nominato il nuovo arrivato a causa dello scherzo in cui lui scelse proprio la De Lellis. In ogni caso, di fronte alle parole dell'opinionista del reality show, Giulia non è rimasta assolutamente in silenzio. La ragazza ha commentato il tutto, invitando Alfonso ad evitare determinati interventi. Inutile dire che, appena si è reso conto di ciò che gli era stato detto dalla Geffina, il diretto interessato ha voluto dire la sua, aprendo un caotico dibattito con la fidanzata di Andrea Damante. Alfonso Signorini ha consigliato a Giulia di evitare di aprire la bocca. La stupidità è nelle cose che dici tu, cara De Lellis. Stai zitta che sei già una miracolata a stare lì dentro. Di fronte alle parole del co-conduttore del Grande Fratello VIP, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di non rispondere per educazione, ma poi si è scatenato un vero e proprio putiferio. La giovane concorrente del reality show si è agitata nel momento in cui ha sentito una voce a lei molto familiare. La mamma della De Lellis era in studio seduta al fianco di Andrea Damante e di fronte all'attacco che aveva appena ricevuto sua figlia, non è riuscita a restarsene con le mani in mano. La mamma di Giulia De Lellis ha iniziato ad urlare contro Alfonso e la voce della donna si è sentita anche in casa. La fidanzata di Andrea ha cercato di tranquillizzare la sua amata, invitandola a non agitarsi. In ogni caso, Signorini non sembra essere tornato sui suoi passi, anzi è rimasto fermo sulla sua posizione. D'altronde, è ormai noto a tutti che tra i due non corre buon sangue. E quando la De Lellis ha iniziato a calmare sua madre, Alfonso dice: "Ecco il De Lellis Show". Subito dopo la pubblicità, nel vedere la ragazza molto agitata per lo stato di sua madre, Ilaria ha concesso ad Amante di parlare un minuto con la sua fidanzata. L'ex tronista ha calmato la sua Giulietta, dicendole anche di stare calma e che le discussioni sono all'ordine del giorno in una trasmissione come il Grande Fratello VIP.